si è fatta prendere dall'entusiasmo e la discussione sull'Europa e sui destini dell'Europa è andata più avanti del previsto. E adesso, tra l'altro, ci ha anche promesso che ci arriverà un testo con un suo contributo al dibattito. E cerco di stringere al massimo i tempi. Ringrazio ancora una volta la Presidenza della Camera e tutto il personale per la fantastica accoglienza che hanno fatto non tanto a noi quanto ai temi dell'Europa che questo Parlamento tiene in particolare considerazione. E ringrazio tutti voi per essere arrivati così numerosi e per la pazienza che avete avuto nell'aspettare questi minuti in più. E sarò brevissimo perché forse è più interessante sentire l'introduzione della capa della rappresentanza della Commissione europea in Italia, Beatrice Covassi, che siede qui alla mia destra, prima del panel che si aprirà. Che gli ospiti vi ripresento dopo per concentrare l'attenzione adesso sull'introduzione. Io voglio soltanto, sì, brevissimamente dire che il nostro sforzo di fare un'informazione europea sull'Italia sta pagando, sta avendo successo, perché viene diciamo anche un simbolo è questo nostro evento annuale che il primo anno facemmo a Firenze. Il secondo anno a Roma, avvicinandoci un po' più ai centri del potere, e quest'anno diciamo, un centro importante del potere politico italiano addirittura ha deciso di ospitare questo confronto. Quindi, dal punto di vista della comunicazione dell'Europa, questo per noi è indubbiamente un successo perché vuol dire che alimentiamo e facciamo parte di un dibattito che è vivace e che interessa. E che dovrà allargarsi, tra l'altro, cambiando molti dei punti di riferimento che abbiamo avuto negli anni passati, perché come sapete bene tutti, come è davanti agli occhi di chiunque, la situazione dell'Europa adesso non è quella del 2012, ma dal 23 giugno scorso non è neanche più quella che era fino a maggio scorso, e ora l'elezione anche di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti probabilmente cambierà molto le politiche transatlantiche, che sono sempre state un punto decisivo della politica europea. Ecco, io adesso vorrei finire qua il mio intervento e lascio la parola alla dottoressa Beatrice Covassi, capo della rappresentanza della Commissione europea in Italia. Prego. Grazie, grazie di questa introduzione. È la prima volta che vedo un microfono collocato in questo modo, quindi spero che si senta e che sia un po' strano parlarvi così. Sono molto felice di essere qui stamattina con tutti voi e soprattutto di poter dirvi due parole all'apertura di questa che è la terza edizione di How to Govern Europe, che abbiamo fin dall'inizio, insomma, supportato e a cui teniamo molto come iniziativa. Ho ringraziato e ringrazio di nuovo la Presidente della Camera Boldrini per averci dato quest'anno l'opportunità di essere in una sede istituzionale ed effettivamente, come è stato accennato, questa manifestazione è cresciuta in tutti i sensi, ma sono cresciute anche le inquietudini in questo momento rispetto a quella che è l'Unione Europea e quello che è la prospettiva del progetto europeo, tanto che qualcuno scherzosamente, ma non troppo, ha detto forse dovreste chiamare la prossima edizione How to Save Europe piuttosto che Govern, perché questa idea di governance diventa più impegnativa ogni anno che passa. È stato menzionato giustamente il fatto che c'è stato un evento importante, quale la Brexit, per la prima volta in quest'ultimo anno uno Stato membro che ha deciso di uscire, di lasciare in modo senza precedenti l'Unione Europea, ma chiaramente sono momenti, e lo vediamo tutti, attraversati da tensioni che riguardano la crescita economica, che riguardano il fenomeno migratorio e la percezione dell'incapacità dell'Europa di dare le risposte che la gente si aspetta su questo fenomeno. Anche un gioco molto di percezioni in questo caso, perché c'è chi dice sempre c'è un'emergenza, ma si vede a volte un'emergenza anche dove non c'è.
E inoltre anche una cosa che è successa rispetto all'anno scorso, non lo dimentichiamo, io ero da poco partecipo a una trasmissione di Radio 3 su il Bataclan, quindi a un anno dai fatti di Parigi, chiaramente l'Europa è stata attraversata purtroppo in quest'ultimo anno da attacchi terroristici di una violenza inaudita, anche per le modalità con cui sono stati perpetrati, e quindi tutto il dossier, diciamo, le preoccupazioni sul terrorismo e la sicurezza si sono molto rafforzate in quest'anno. Quindi è molto importante più che mai verso la fine dell'anno avere un momento plurale a più voci come How to Govern Europe, che ci permette di fare il punto su quelle che sono tutte le politiche principali dell'Unione, ma discutere con protagonisti, con esperti, con rappresentanti del mondo della comunicazione, del mondo politico e delle istituzioni, quali possono essere le prospettive. Avete visto che alcune soluzioni in nuce, diciamo, si stanno un po' elaborando a Bruxelles. Io istituzionalmente, come donna delle istituzioni, ho il dovere di essere ottimista, non posso venire qui a raccontarvi che tutto andrà male e che non ci sarà più un'Unione Europea. Mi è stato detto l'altro giorno a commemorazione di Carlo Azeglio Ciampi, ma quando è che vi mandano a casa voi? Ecco, spero che non si arrivi a questo punto, e mi sembra importante ribadire che c'è la necessità di un impegno collettivo forte, di uno sforzo che non sia solo intellettuale, ma che sia anche uno sforzo di passione emotivo per continuare a credere nel progetto europeo, per continuare a mettere le nostre forze, le nostre energie in quello che è alla fine un progetto indispensabile per il futuro di tutti non su questo continente. Dicevo, alcune piccole input anche la Commissione europea li ha dati in questa direzione di rafforzare la politica di sicurezza, per esempio, cito una cosa per tutti, la Guardia europea costiera di frontiera che è entrata in vigore il 6 ottobre, di trovare un rilancio dell'economia e quindi il raddoppio del piano, il cosiddetto piano Juncker, il piano sugli investimenti strategici, di cui tra l'altro l'Italia usufruisce la prima beneficiaria, quindi sembra essere più virtuosa rispetto ad altri fondi nell'assorbire questa e nel cogliere questa possibilità, ed anche, come si è detto, c'è un inizio, e sono sicura verrà discusso anche in chi mi seguirà nel panel, di sforzo sulla difesa comune e sulla la lotta al terrorismo. Tutto questo non ci deve far perdere di vista il quadro di riferimento ideale. Prossimo anno avremo 60 anni dai trattati di Roma, con la Presidente Boldrini chiaramente si è discusso anche di questo, perché il 60esimo non deve essere un momento solo celebrativo, che interessa fino a un certo punto, ma deve essere un momento di rilancio del nostro progetto e della nostra casa comune. Mi fermo qui, ringrazio tutti. E apriamo i lavori. Grazie. Allora, apriamo i lavori con il messaggio della Presidente Boldrini che è appena arrivato. Sono dei passaggi interessanti, quindi non è un messaggio puramente formale. Saluto i relatori e tutti i partecipanti al forum sulla governance europea organizzato qui alla Camera da EUNews. Difficile immaginare un tema di più stringente attualità. L'Europa attraversa una crisi profonda, pesa il distacco crescente tra UE e cittadini, pesa la difficoltà dei governi nella gestione del fenomeno della globalizzazione, che insieme a nuove opportunità ha generato più acute disuguaglianze. L'Unione si trova oggi a pagare un prezzo molto alto, il progetto europeo non è concluso, le istituzioni comunitarie non hanno il potere per dare risposte adeguate, il bilancio europeo è irrisorio rispetto ad un serio bilancio federale. La politica economica di questi anni si è concentrata molto sull'austerità e troppo poco sulla crescita. A tutte queste ragioni di malessere profondo si aggiunge la crisi dei migranti, che ha accelerato un sentimento di contestazione contro le proposte avanzate dalla Commissione. Per chi crede nel progetto europeo, questo è il momento in cui è essenziale avere una prospettiva, una visione, la capacità di rilanciare il cammino verso l'integrazione politica. Perché se rimaniamo fermi, noi che ci crediamo, ne trarrà vantaggio solo il fronte di chi vuole disgregare tutto, un fronte sempre più numeroso.
Oggi più di ieri c'è un diffuso interesse affinché l'Europa fallisca. La congiuntura politica fa capire chiaramente che alcuni partners non hanno interesse ad un'Europa coesa. Inoltre, all'interno dell'UE, non a tutti è chiaro che far parte di una famiglia vuol dire condividere responsabilità, stare insieme nella buona e nella cattiva sorte. Invece molti Stati membri, specialmente all'Est, non ritengono di condividere i doveri che tutti abbiamo in materia di migranti. Mi auguro che a marzo, in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma, si faccia un chiarimento su cosa ci tenga insieme e sui grandi traguardi che ancora possiamo raggiungere. Questa è la posta in palio nella vostra discussione. Buon lavoro, Laura Boldrini. E questo è il discorso del Presidente Boldrini, che offre spunti interessanti, direi. Soprattutto su questa parte sulla disgregazione e l'interesse al fallimento dell'Europa. Allora, cominciamo il nostro primo panel con uno straordinario ritardo, quindi cerchiamo di essere più effettivi possibili. Allora, i nostri panelist sono, in ordine di apparizione, il professor Giampaolo Rossi, professore di diritto amministrativo a Roma 3 alla LUMSA, e poi interverrà Antonio Di Bella, direttore di Renews 24, che tutti conoscete. Poi abbiamo l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, che è stato per molti anni rappresentante italiano presso l'Unione Europea ed è stato anche per alcuni mesi commissario europeo. E infine Emma Bonino, che presento perché non mi piace dire non ha bisogno di presentazioni, che sapete chi è Emma Bonino, ma nel nostro contesto è stata commissario europeo a pesca e consumatori è stata ministro degli esteri. Ed è stata tra l'altro una nostra cara amica, perché quando lanciammo EUNews 5 anni fa fu tra i presentatori del sito, una di quelle che ci ha dato coraggio sin dall'inizio. Allora, adesso iniziamo con una presentazione del professor Rossi sullo stato istituzionale dell'Europa, che dà un po' un cappello alla discussione che seguirà. Prego, professor Rossi. Grazie. Per esaminare il problema di come l'Europa possa essere governata, si devono capire le ragioni che hanno determinato l'attuale assetto istituzionale e le funzioni che le istituzioni svolgono. Quando si vuol parlare bene, giustamente, dell'Europa, si rileva che ha garantito 70 anni di pace fra i paesi che si erano continuamente misurati con le armi. Occorreva allora eliminare in radice le cause che determinavano periodicamente questi conflitti, e la risposta era il mercato comune. Nel mercato comune le forze espansive potevano appunto convivere e svilupparsi senza ricorrere alle armi e all'occupazione del territorio. Non mancavano nei manifesti che hanno dato vita all'Europa anche riferimenti al mondo intero, alla funzione di pace che l'Europa avrebbe potuto svolgere nel mondo, ma l'intento era anzitutto rivolto all'interno, a dirimere le pulsioni che avevano indotto gli Stati a ricorrere alle armi. Il disegno istituzionale era corrispondente a questa funzione, una serie di organi dotati di poteri normativi e di controllo e sanzionatori in grado di garantire questo risultato, restando però agli Stati la piena ed esclusiva responsabilità di rispondere alla domanda sociale e di soddisfare i bisogni di sicurezza, benessere e sviluppo delle popolazioni. Anche il successivo, qui taglio perché sono invitato ad essere molto breve, anche il successivo allargamento da un lato e ampliamento dei poteri delle istituzioni europee ha mantenuto fermo questa impostazione iniziale. L'ulteriore allargamento delle funzioni verso una politica sociale di sviluppo è stato enunciato, ma molto poco percorso. L'Europa, attraverso tutti gli organi che la compongono, ha svolto un ruolo importante nell'accrescimento dei diritti, lasciando comunque sempre agli Stati l'onere di soddisfarli. Si è a volte superata la soglia che nei sistemi federali è attribuita alle federazioni, facendo temere a molti studiosi, soprattutto tedeschi,
che si proceda ad una unificazione mediante diritti, a volte anche difformi dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri. La decisione coraggiosa di fare la moneta unica è stata presa nella prospettiva di un'unione politica che però poi è mancata, quindi in assenza dei presupposti che consentono la materia unica, assenza che sarebbe stata superata con la successiva unificazione. Il disegno istituzionale attuale dell'Unione Europea è rimasto quasi esclusivamente rivolto all'interno, ai rapporti fra gli Stati membri, e presenta squilibri insostenibili nel lungo periodo. Vuol mettere la prima, forse non la vedete da qua. Gli squilibri risultano evidenti nello schema che segue e che è necessariamente molto, anche troppo semplificato. Nei sistemi statali vi è una corrispondenza tendenziale tra poteri e responsabilità. E i poteri e le responsabilità sono suddivise in questi sistemi, ma sempre all'interno del sistema stesso. Nel modello UE attuale, le responsabilità, le funzioni necessarie sono rimaste le stesse. I poteri invece sono stati suddivisi fra Stato e Unione Europea, ma solo la componente Stato è rimasto l'obbligo di soddisfare i bisogni, di assumersi le responsabilità. L'Unione Europea ce l'ha solo sulla moneta e su poche altre funzioni. Quindi vi è l'ambito del potere statale è diminuito dal trasferimento a organi esterni allo Stato e vi è un disallineamento tra i poteri, sommando quelli dell'Unione e quelli dello Stato, e le responsabilità. In più, se si fa la somma, adesso lo spiegherò, fra poteri dell'Unione e poteri degli Stati all'interno dell'Unione, non si arriva, da un punto di vista qualitativo, non quantitativo, all'insieme dei poteri che ha uno Stato unitario. I difetti principali sono due. Il disallineamento tra poteri e responsabilità fa avvertire alle popolazioni europee una estraneità e a volte un'opposizione rispetto alla soddisfazione dei propri bisogni. Non si possono aumentare le pensioni perché l'Europa non vuole. Ed è superficiale però limitarsi a bollare questo atteggiamento con l'accusa di populismo. Anche il Parlamento europeo non si può far carico delle responsabilità connesse alla rappresentanza politica. Le funzioni europee sono soprattutto di tipo prescrittivo. I no che vengono da Bruxelles, che deve comunque evitare che la moneta unica sia un pretesto per consentire agli Stati di distribuire ricchezza che non hanno, non sono il frutto di un approccio burocratico, ma dell'esercizio delle funzioni attribuite alle istituzioni. Secondo difetto. L'attenzione prevalente dell'assetto istituzionale europeo rivolto all'interno dei Paesi membri determina un impoverimento della capacità di sviluppo. Perciò dicevo che A1 più A2 è meno di A. Le politiche della concorrenza impediscono la formazione di campioni nazionali nei singoli stati, ma non consentono di fatto nemmeno la formazione di campioni europei. La politica degli aiuti alle imprese, giustamente vietati se privilegiano le imprese nazionali rispetto a quelle di altri paesi, non favorisce lo sviluppo economico. Si è paradossalmente invertita l'idea di Jean Monnet di un'Europa che non fait faire. Il risultato è quello dell'Europa che non fa e non fa fare. Questa è una delle cause della stagnazione economica dell'insieme del sistema europeo. Vi è poi un difetto ulteriore che deriva dal modo occasionale con cui si sono prese di volta in volta le decisioni di allargamento o si sono conclusi gli accordi sull'euro, sulle politiche di sviluppo, sugli impegni di bilancio fra numeri variabili di Stati membri. Il quadro che risulta è davvero sconclusionato. Se volete farlo vedere, mi dispiace che i relatori non lo vedano.
lo vedete da là, bene. Non lo sapevo. Beh, a parte il Consiglio d'Europa, EFTA, IEA e a parte anche le Customer Union, qui abbiamo, come vedete, una serie di cerchi. Abbiamo un'Europa dei 17 che condivide tutti i trattati. Poi c'è un'Europa di 28 che ha l'euro. Poi ci sono altri che hanno Schengen, ce l'ha per esempio la Svizzera, ma non ce l'hanno alcuni che fanno parte invece dell'Unione Europea. È una cosa assolutamente priva di senso. Tutti gli accordi che sono stati presi, contrattati paralleli per lo sviluppo, i due che poi sono alla base del piano Juncker, e quelli sulla stabilità economica, il fiscal compact, sono stati presi al di fuori del diritto dell'Unione Europea e poi un po' appiccicati, per cui la Commissione in qualche modo riesce ad occuparsene, la Corte di Giustizia l'ha considerati non incompatibili con l'Unione. Però così è davvero un quadro sconclusionato. Il fondamento originario sul quale si è costituito il disegno istituzionale Europa, pur restando fondamentale, è però radicalmente cambiato. Da quando si è fatto il Trattato di Roma, il contesto complessivo mondiale è cambiato. Così come in precedenza l'evoluzione delle tecnologie e dei sistemi di comunicazione e di produzione avevano determinato l'obsolescenza degli assetti istituzionali. San Tommaso diceva «communicatio fatit facit civitatem», e se la comunicazione si allarga, la città e poi i principati e poi le province dei Paesi Bassi non hanno saputo reggere il contenitore. Il loro contenitore era sproporzionato, inadeguato rispetto al ruolo da svolgere. E ora questo problema si verifica per gli Stati, che hanno perso quell'autosufficienza che nel sistema, nell'idea di Aristotele era proprio uno degli elementi che qualificavano costitutivi significativi dello Stato. Questo appunto si è verificato più volte nella storia, e anche senza accedere, per evitare le solite fughe in avanti, alle interpretazioni globaliste, peraltro contraddette dal trend attuale che segnala una ripresa di centralità degli Stati, non c'è dubbio che le nuove tecnologie precludono agli Stati la possibilità di un pieno governo dei flussi finanziari, dell'allocazione delle risorse, della tutela dell'ambiente. I sistemi di appartenenza a collettività territoriali delimitate sono in condizioni di sofferenza. La tecnologia informatica modifica i termini del tempo e dello spazio. Non li elimina, ma li modifica. Questo fenomeno riguarda tutti gli Stati, anche quelli di grandissima dimensione, ma certo è molto maggiore per gli Stati di piccola dimensione. In un contesto nel quale è del tutto inimmaginabile una chiusura impermeabile dei sistemi politici, la maggiore forza di penetrazione dei più grandi sui più piccoli è scontata. Tra l'altro la fine dell'euro esporrebbe soprattutto i paesi meno forti alle fluttuazioni finanziarie. Con tutta probabilità le monete di scambio nelle transazioni diventerebbero le altre monete forti, del tutto al di fuori della possibilità di controllo da parte delle istituzioni dei singoli paesi. Serve perciò oggi più di prima, ma in modo diverso da prima, perché oggi il problema di una guerra fra noi e il Belgio mi sembra molto remoto, più di prima e in modo diverso da prima l'Unione Europea, che può unire un risultato difensivo efficace a una utile funzione da svolgere per l'intera comunità internazionale, perché in Europa si sono sedimentati nel tempo valori positivi più che in altre parti del mondo. Ci si trova oggi di fronte a una situazione simile a quella che in passato rese per l'Italia e per la Germania in particolare, rese necessaria, evidente, condivisa la necessità di unificare questi paesi. Ma non vi è oggi un'analoga motivazione ideale e inoltre manca la consapevolezza della ineluttabile alternativa fra una scelta europea e un declino.
Occorre però che l'Europa inverta il proprio centro focale, si rigiri, cioè pensando all'esterno, anziché come finora ha fatto solamente all'interno, mentre vicino a lei si sviluppava la guerra in Siria, si cresceva l'ISIS, crescevano i flussi migratori e se ne occupavano gli Stati Uniti e la Russia. Insomma. E che l'Unione eserciti con maggior forza funzioni di sviluppo economico e sociale che diano alle popolazioni la percezione evidente della sua utilità nella soddisfazione dei loro bisogni essenziali. L'Unione Europea è indispensabile, l'attuale modello non funziona, non è ora il momento di prefigurare una grande riforma costituzionale e allora come se ne esce? E come se ne esce? Tralascio qui e sul volo, le troverete nelle relazioni, la critica alle proposte che circolano, anche quella che riduce tutto a un problema di allargamento potenziamento delle funzioni del Parlamento europeo. Va bene se si cambiano le funzioni, perché se mantiene funzioni che non incidono direttamente nella vita degli Stati, se era vera... Si dica la sua di proposta, perché purtroppo siamo un po'... È difficile dire in 3 minuti. Allora, nella relazione che segue, nella parte che segue, che sarebbe di 2 pagine, non la dico. Dico solamente che la troverete nella relazione, individuo una serie di misure concrete che si possono fare a trattati invariati, con un accordo politico tra i paesi volontarosi e che preveda anche la diminuzione di alcuni poteri impropri. Per esempio le direttive devono tornare ad essere delle direttive. Oggi una direttiva ha un valore di effettività maggiore delle norme costituzionali perché i giudici la applicano direttamente e non devono essere così dettagliate. L'unità si deve formare nella diversità. E io credo che le vicende internazionali possono offrire un aiuto a questa nuova direzione, anche se sarebbe un errore configurare queste misure solo in modo reattivo e difensivo e non legarle anzitutto a un ideale europeo, alla consapevolezza del ruolo che i nostri paesi, condividendo la loro sovranità, possono svolgere a servizio dell'intera umanità. Grazie. Grazie, professore. Ora, cercando di fare interventi più brevi e più incisivi, passerei prima la parola al direttore di Renews 24, se può farlo, che è stato, tra l'altro, cioè, conosce bene l'Europa perché è stato anche corrispondente a Parigi molti anni, e il suo giornale, che io tengo sempre acceso come sottofondo in redazione, e cerca di raccontare con attenzione tutto quello che succede in Europa, non solo a Bruxelles, ma quello che succede nei paesi. E qui vorrei chiedere a Di Bella un po' la sensazione che si ha nel raccontare questa Europa, i problemi principali che si trovano nei paesi e la difficoltà oramai di raccontare un processo che si fa ogni giorno più complesso, in cui anche i centri decisionali sfuggono, non è più come, non c'è una linea che uno può riuscire a seguire. Grazie, sarò fulmineo, un po' per il ritardo, un po' perché so che Emma ha un impegno e non voglio farglielo perdere. Io sono molto colpito dall'effetto Trump, siccome ho seguito le elezioni in America, che può avere anche sull'Europa. Perché non dimentichiamo che noi abbiamo di fronte una crisi profonda del sistema politico e informativo insieme. Emma diceva, scherzando, non abbiamo indovinato niente. Il New York Times ha scritto ai suoi lettori: scusateci. Credo che da una parte ci sia la necessità di non tapparsi gli occhi, perché qui abbiamo 2 strumenti fondamentali della nostra democrazia, che sono l'informazione e la politica, che sono di fronte a una crisi profonda. Che cosa dice Trump, che parla ai suoi elettori direttamente via Twitter? Dice: non fidatevi dei giornali, dice: non fidatevi dei partiti. L'Europa ha una crisi delle famiglie politiche che hanno fondato questo continente, cioè socialdemocratici, liberali,
che cristiani, cattolici, cristiani, ma perché? Perché ormai il leader populista taglia, non fonda un nuovo partito, ma parla direttamente come Trump al suo elettorato, tagliando fuori le strutture tradizionali della politica e le strutture tradizionali dell'informazione. Questo pone un problema profondo a chi noi lavora come noi per l'informazione, perché viene deriso e insultato dall'elettore che pensa, secondo me si illude, presto lo scoprirà, che queste soluzioni della frontiera e della nazione siano una panacea per i problemi. Si accoglierà presto che sono un'illusione, una panacea illusoria. A me è piaciuta molto l'idea della Presidente Boldrini di fare un referendum, un sondaggio per capire, perché poi bisogna capire, che cosa non vi va dell'Europa. Le risposte fondamentalmente sono due, crisi economica e migrazione, cioè incapacità di risolvere questi due problemi. Allora, io credo che in questo momento di messaggi simbolici, Trump ha detto il muro, non lo farà, lo sanno anche i suoi elettori che non lo farà. Ma c'è, peraltro. Esatto, c'è, ma quando hanno chiesto, ma allora vi aspettate che adesso costruisco un muraglione? No, dice, ma è il segnale, è il segnale. Allora io dico, noi dobbiamo rispondere a queste provocazioni con provocazioni analoghe. Io direi, l'Europa cos'è? È un'arca di Noè per navigare in questo mare procelloso e che è l'unica arca che può difenderci proprio su questi due temi, e cioè i problemi economici, i problemi dell'immigrazione. Perché solo un'arca che tiene insieme la nostra Europa può essere efficace, ma è efficace, non è perché noi sbagliamo, a noi giornalisti e secondo me anche politici, nel dire che l'Europa è una grandissima, meravigliosa idea. L'Europa è uno strumento concreto, solo così possiamo cercare, vedere, riuscirci un'altra volta, di andare contro tendenza in questa fase, perché l'elettore di Trump, l'elettore della Le Pen, se ne frega dei sogni, ha paura per il suo lavoro, per il lavoro di suo figlio, la sua prospettiva. Poi qua c'è un problema delle elite economiche, credo che la lezione di Piketty in Francia, dove ho vissuto a lungo, sia preoccupante, cioè un'economia che riprende, anche se riprende non dà denaro alla classe media. Questo è un problema, secondo me, che è centrale e che ci trascinerà, il rischio di trascinarci se non affrontato, ma anche lì è l'Europa che può affrontarlo, è lo Stato, anzi più che lo Stato, la comunità degli Stati, che può cercare di affrontarlo, ammesso che ci si possa farlo. Però in maniera concreta, ecco, io credo che bisogna calarsi con umiltà noi giornalisti e la politica e le istituzioni nel cercare di dare risposte concrete a quello che altrimenti è un'ondata che rischia di farci tornare indietro di molti anni a un periodo oscuro della nostra storia passata. Grazie direttore. Volevo ricordarvi che l'intervento del professor Rossi, che io ho costretto brutalmente a tagliare, lo troverete con le slide sul sito integrale, quindi anche quelle due pagine saltate. Adesso vorrei sentire Ferdinando Nelli Feroci, che come vi dicevo è stato per 5 anni quanto rappresentante dell'Italia presso l'Unione Europea, e quindi ha visto, diciamo, la parte Consiglio Europeo ed è stato poi anche commissario europeo, quindi ha visto anche l'altro meccanismo. Io ho una serie di appunti, ma appunto questi ritardi mi portano a stringere un po' sui temi sui quali ci siamo confrontati di là con Boldrini, con la Presidente Boldrini. Un problema centrale è il funzionamento di questo Consiglio europeo, che sembra non funzionare più, cioè non c'è più questo motore al di là delle scelte fatte, ma è ormai sembra un motore sconnesso dove troppe voci parlano diversamente e forse potrebbe essere lì uno dei centri della crisi? Sì, volevo un attimo, si sente? Sì. Volevo un attimo riprendere, prima di affrontare il tema di come funziona il Consiglio europeo, le sue carenze, le sue lacune, le sue deficienze, due parole sul perché l'Unione sta attraversando questa crisi. È già stato menzionato, non dico niente di nuovo e di originale, ma io vedo sostanzialmente 3 grandi sfide e 2 incognite. Le sfide sono l'economia, le migrazioni e la sicurezza. E per l'economia direi in estrema sintesi che se è vero da un lato che si è riusciti ad evitare il peggio negli anni della crisi più acuta, sto pensando 2011-2012, ed è per evitare il peggio dico si è riusciti ad evitare il collasso della moneta unica, è anche vero
E se, anche, se è vero d'altra parte che la fase peggiore della crisi è passata, che oggi diciamo la recessione è alle nostre spalle, è anche vero che non siamo riusciti, e lo dico collettivamente come Stati membri e istituzioni comuni, a definire una politica economica a livello europeo che sia in grado di garantire crescita e quindi di risolvere il problema dell'occupazione. Quindi la prima grande sfida, che è anche diciamo un modo per recuperare il consenso delle opinioni pubbliche, è ritrovare la strada di una politica economica europea che consenta di recuperare livelli di crescita che perlomeno ci mettano su un piano di parità con le altre grandi aree del mondo. Il tema delle migrazioni è stato già citato, vorrei soltanto notare che a fronte di questo fenomeno di dimensioni epocali che ha investito l'Europa, di dimensioni epocali soprattutto perché concentrato in alcuni paesi, se si va a guardare poi i numeri complessivi di questo fenomeno non sono così drammatici come ci vengono descritti, ma diventano drammatici perché tendono a concentrarsi in particolare su alcuni paesi. A fronte di questo fenomeno, che ha portato degli elementi di destabilizzazione, in particolare in alcuni paesi, la sensazione corretta, fondata, è che l'Unione non sia stata in grado di definire, ma soprattutto di attuare delle politiche comuni in grado di gestire il fenomeno in maniera condivisa. Si è deciso un piano di ricollocamento dei richiedenti asilo, ma non si è stati in grado di dare un seguito perché poi gli Stati membri, alcuni Stati membri si sono opposti alla sua attuazione. Quindi anche questo viene percepito dalle opinioni pubbliche nazionali come un fallimento dell'Unione Europea e contribuisce ad aggravare questo senso di distacco del cittadino rispetto all'Unione e rispetto alle istituzioni. Il terzo punto su cui occorre lavorare intensamente per migliorare la performance dell'Unione è quello della sicurezza. E qui ho in mente sia il tema della sicurezza interna, cioè le risposte da dare per esempio al fenomeno del terrorismo internazionale, ma anche per certi aspetti al fenomeno delle migrazioni, attraverso un miglioramento e un rafforzamento dei controlli alle nostre frontiere, di un sistema coordinato e condiviso di lotta alla criminalità. E sul fronte della sicurezza esterna, l'idea di dotare finalmente l'Unione Europea di quella capacità di intervento con strumenti militari e civili comuni che per ora non è stata all'altezza delle aspettative. Siamo confrontati con un arco di crisi straordinario ai nostri confini, sia a est che a sud, e dobbiamo constatare quotidianamente che non abbiamo gli strumenti comuni per farvi fronte. Poi le due incognite. La prima è la Brexit. L'indomani del 23 giugno è stato un amaro risveglio per la maggioranza di noi, che non pensava che sarebbe stato mai possibile che con un referendum popolare un Paese membro decidesse di divorziare dall'Unione Europea, e oggi ci troviamo a far fronte ai seguiti di questo referendum, non sapendo ancora bene come andare a riorganizzare le relazioni tra il Regno Unito e l'Unione Europea, in attesa che Londra si chiarisca le idee su che cosa intende chiedere al resto dei Paesi membri dell'Unione. E da ultimo, altro amaro risveglio, quello dell'indomani delle elezioni americane, dovendo l'Europa confrontarsi con un presidente che certamente marcherà una pesante, per certi aspetti drammatica, soluzione di continuità con le amministrazioni precedenti. E questo lo vivranno gli Stati Uniti, soprattutto sul fronte della politica interna, lo vivrà l'Europa per quanto riguarda il tema delle relazioni transatlantiche, l'impegno dell'amministrazione americana sul tema della sicurezza europea, il rapporto tra gli Stati Uniti e la NATO e l'atteggiamento che questa nuova amministrazione manterrà nei confronti dell'Unione, che sembra, a giudicare dalle dichiarazioni di Trump in campagna elettorale, avere per ora completamente ignorato. Come reagire e come far fronte a questo complesso di crisi che colpiscono in questo momento l'Unione Europea? E sicuramente qui bisogna più che immaginare grandi disegni di riforma istituzionale, per questo io non vedo in questo momento lo spazio per una riforma delle istituzioni, è che bisogna concentrarsi sulle politiche e bisogna attraverso le politiche cercare di dare una risposta alle aspettative dei cittadini e alle aspettative delle opinioni pubbliche nazionali, anche per contrastare questa onda lunga del movimento antipolitica, anti-establishment, populista se vogliamo, che sicuramente si alimenterà della vittoria di Trump, si alimenterà anche in Europa della vittoria di Trump negli Stati Uniti. Il Consiglio europeo, poi l'ultima osservazione per venire
alla richiesta che mi faceva Lorenzo Robustelli, è il luogo dove in qualche modo si devono conciliare gli interessi nazionali. È vero che anche l'organo, diciamo, incaricato e responsabile per la definizione dei grandi orientamenti della politica europea, ma teniamo presente che quella è la sede massima espressione diciamo, dell'aspetto intergovernativo del sistema di governance dell'Unione, quindi è inevitabile che lì si confrontino più che in altre istituzioni europee la difficoltà di conciliare esigenze nazionali che sono quelle dettate dalle agende di politica interna di ciascun paese, e quindi io credo che da certo punto di vista in qualche modo si debba capire, non dico giustificare, ma capire la difficoltà di operare del Consiglio europeo. Aggiungiamo a tutto questo che il Consiglio europeo opera in un contesto di opacità notevole, di quasi totale assenza di trasparenza. È vero che le conclusioni vengono preparate per tempo, ma vengono preparate in stanze ristrette. È anche vero che poi i capi di Stato e di Governo devono rispondere di fronte alle loro opinioni pubbliche nazionali e ai parlamenti delle regioni del Consiglio europeo. Ma purtroppo, lo dicevamo poco fa anche con Emma Bonino, dobbiamo constatare che molto spesso quegli stessi capi di Stato e di Governo che adottano quelle decisioni sono poi le disattendono sistematicamente una volta usciti dalle stanze del Consiglio europeo. Grazie Lorenzo. Grazie Fernando. Adesso concludiamo, come era preso il primo giro, con Emma Bonino, che è stata, tra l'altro, quando era commissaria, anche commissaria consumatori, quindi una cosa molto vicina. Non c'era anche consumatori? No, c'era, ma come dire, all'epoca, 1995, era una politica ultra minore. Sì. E come sempre ci fu bisogno di una crisi, fu la crisi della mucca pazza, per intendersi, che portò alla luce tutta una serie di problemi, anche di governance, perché regolati e regolatori erano le stesse istituzioni, il commissario all'agricoltura che faceva sia le direttive, insomma la politica agricola, sia il controllo diciamo della sicurezza alimentare. Quindi, ed è diventata adesso una direzione molto, molto importante anche sulla salute e avanti di questo passo, quindi una crisi che fu trasformata, diciamo, in un dato positivo. E se posso semplicemente dire, innanzitutto mi scuso, perché non per maleducazione, ma dopo l'intervento devo andare, c'è un treno alle 12 che non aspetta, diciamo. Sarà in ritardo, ma non per me. E volevo dire tre cose sostanzialmente. La prima è che qualcuno molto più importante di me diceva che non c'è niente di più concreto delle idee. E quando mi si dice voglio delle cose concrete, a me viene sempre in mente che se non hai un'idea, se non hai una bussola verso cui deve andare, rispetto alla quale poi puoi fare dei compromessi sul, diciamo, sul tracciato e sul percorso, ma devi avere una visione su cui vuoi andare e comunicarla. Io credo che se non abbiamo questa bussola su dove vogliamo andare, non siamo in grado di ricomunicare neanche i compromessi che poi uno è obbligato a fare. Quindi contro mari e monti, monti inteso per montagne, io rimango determinatissima nel parlare e riparlare di Stati Uniti d'Europa. E ogni giorno che passa, ogni cattiva notizia che arriva, e che arriva ogni giorno, non c'è giorno che uno si svegli con una buona notizia. Sarà perché anche voi della stampa non è che ci aiutate tanto, perché le buone notizie non fanno mai notizia. Esatto. Bisogna che ci sia una cattiva notizia, e in più ci si abitua. 4.000 morti nel Mediterraneo da gennaio, di cui alcune decine ieri, sono una pessima notizia, drammatica, eppure siamo ormai assuefatti ai trafiletti, più o meno. Comunque, per tornare a me, penso sostanzialmente tre cose. Primo, che chi ci crede e chi pensa che tornare agli staterelli nazionali è una pura illusione, peraltro molto pericolosa, bisogna che abbia il coraggio almeno di affermare verso dove vuole andare. E lo affermi, per favore, non a mezza bocca,
non ogni tanto, perché poi invece ci sono esigenze nazionali, insomma che sia un pochino più coerente, se no la gente non lo crederà più, cioè se noi continuiamo a dire che siamo invasi e c'è solo la tesi Salvini ci rubano il lavoro e non so che cosa, e ci sono i cattivoni di Bruxelles che ci impediscono lo sviluppo economico. Peraltro quando sono funzionari nazionali, fortunatamente si chiamano funzionari, appena passano la frontiera gli stessi diventano dei burocrati, che già è abbastanza impressionante. È sempre la stessa persona, ma prima lavorava in Italia, ora lavora a Bruxelles, e il passaggio della frontiera lo rende burocrate Ora, io credo anche che dobbiamo imparare adesso ad avere un linguaggio più appropriato. Per esempio, io non uso più il termine Europa. Uso il termine stati membri e capi di stati membri, perché qui bisogna che ci capiamo. Ora, questa ondata di ritorno nazionalista è stata ben, arata, seminata da una serie di stati membri e di capi di Stato. Ora, il dagli a Bruxelles è uno sport europeo, appunto, che viene da lontano, è sempre stato così, pure sui pesci e sulla pesca, per cui se qualcosa di duro bisogna fare sono quei burocrati di Bruxelles, e se qualche cosa buona succede è sicuramente pregio della capitale di turno. Dicevo che questo usare, diciamo, Bruxelles come capro espiatorio di qualunque cosa è uno sport che molti hanno fatto da molto tempo e che per fortuna il nostro paese non ha fatto molto, non è, diciamo, dovessi dare delle medaglie, non è stato finora almeno uno di quelli che più ha esagerato in questa politica di discredito. Ed è chiaro che se tu continui a dargli a Bruxelles, peraltro anche nascondendo i dati positivi che abbiamo comunque avuto in questi 70 anni, se tu continui in questo racconto negativo di quanto ci limita Bruxelles, di quanto eccetera eccetera, e finisce che la gente ci crede. Questo. Dopodiché il giorno in cui dovrai dire perché il ritorno nazionalista non funziona come ricetta di soluzione, dovrei dire controordine, riprendiamo invece il progetto europeo, non sarà così semplice, perché l'opinione pubblica non è che è a comando. L'opinione pubblica si forma anche a seconda degli input che tu dai. Allora, a me sembra che il modo più corretto di porre le cose è, badate, questo progetto europeo ha fino ad ora o fino a qualche tempo fa certamente avuto aspetti positivi. Ma bisogna dirlo con forza. Adesso dice però i ragazzi non si ricordano la guerra, e se nessuno glielo ricorda, certamente, compresa la scuola, certamente non lo sanno. Però se voi guardate 70 anni fa, che nella storia non sono niente, sono veramente un respiro, ragazzi, noi avevamo una Germania distrutta, un'Italia distrutta, una Francia distrutta, un'Inghilterra distrutta, eccetera eccetera. In 70 anni questo progetto europeo ha fatto sì che i 28 stati europei rappresentano il continente più ricco al mondo, e non dico solo più ricco in termini di PIL, dico più ricco in termini di welfare, in termini di educazione, di alfabetizzazione, di protezione sociale, con tutta una serie di limiti. Però cominciamo a dire che non è stato tutto un disastro, e cominciamo a dirlo con molta forza. Dopodiché ci siamo rallentati, e in particolare dopo, secondo me, dopo la creazione dell'euro, che i primi 10 anni è stato, miracoloso, di cui l'Italia poco ha approfittato per mettere in ordine i conti, eccetera, eccetera, abbiamo scoperto, con crisi che arrivavano peraltro da fuori, che la governance che avevamo non era adatta per il cattivo tempo. E questa è, da lì è nato, come facciamo e come non facciamo, un ritorno nazionalista di tutta una serie di politiche. Perché, Fernando, tu mi aiutami, però anche per superare le crisi economiche, quasi tutte le misure, Draghi a parte, sono state, misure nazionali.
per evidenti motivi, perché non c'è un bilancio, perché non c'è un ministro del tesoro, perché quello che volete. Insomma, siamo a metà del guado e secondo me ci sono due soluzioni. Uno è, siamo a metà del guado, questo progetto però ha dato dei grandi risultati, dobbiamo andare avanti per vedere, non il super Stato europeo che nessuno ha mai voluto, Spinelli compreso, ma di mettere insieme quelle cose che facciamo meglio insieme. Forse il mercato interno è arrivato l'ora persino di delegificare, se è per quello il problema. Però politica estera, politica difesa, politica dell'integrazione, immigrazione, integrazione, quelle le dobbiamo fare. È praticabile? Dovessi dire ad oggi, direi di no. Se avessi una visione di realismo politico, il 2017 non so quanti paesi votano, quindi ogni Stato nazionale avrà altre priorità, diciamo così, ma e parlo di Germania, di Francia, di Olanda, di Austria, forse noi stessi, insomma, non sarà facile fare attenzione, anche se abbiamo la celebrazione dei trattati di Roma, che potrebbe essere un po' di campanello d'allarme. Ma secondo me bisogna usare anche quest'anno per cercare di andare avanti, ed è vero che forse non è il momento della grande riforma istituzionale, questo va bene, ma ci sono altri strumenti che si possono usare. Per esempio, nella tavola recente organizzata da Radicali Italiani, qualcuno ha posto, Marco De Andrea, su una questione vera. Noi abbiamo un'unione doganale? Sì. Però abbiamo 28 agenzie nazionali delle dogane. Cioè abbiamo un'unione e invece che per esempio passata a un'agenzia europea unica risolverebbe anche il problema, diciamo, delle risorse proprie in qualche modo e della questione del bilancio mai risolta finora. Allora, penso a due cose. Primo, che bisogna difendere i risultati del progetto europeo e non mi raccontate che questo ai ragazzi non dice niente. E se non glielo diciamo non dice niente di sicuro, questo è certo. Due, teniamo fermi dove vogliamo andare, pronti anche a fare dei compromessi evidentemente sul cammino. Però proviamo anche e però cerchiamo di non rincorrere, per favore, questa internazionale populista che si sta creando, cercando appunto di quietarla oppure di lisciargli il pelo, oppure di... cerchiamo di tenere, insomma, un minimo di consistenza. Siamo in una situazione fragile a livello internazionale, non abbiamo capito niente, adesso mi scudo, ma insomma vado dagli esperti ai politologi, ai sondaggisti, non abbiamo visto arrivare le cosiddette Arab Uprising, anche i più prestigiosi think tank poco ci hanno avvertito dell'aggressività russa per esempio in Crimea, nessuno ci ha manco avvertito bene di cosa stava succedendo in Turchia, poi è arrivata la Brexit, non ne parliamo, e poi è arrivato Trump e stendiamo un pietoso velo su. Quindi ognuno di noi è bene che faccia, insomma, un po' di calmi tutti, un pochino maggiore umiltà, insomma, a prevedere. E anche adesso stiamo calmi prima di precipitarci a situazioni. Però facciamo il nostro dovere. Cioè, adesso, se uno non assume le sue responsabilità, mi sembra poco credibile a dare lezioni agli altri. Se uno appalta la sicurezza esterna e la gestione degli immigrati alla Turchia, dice purché te li tieni? Poi è chiaro che qualunque cosa succede in Turchia uno è poco credibile a pretendere non so bene che cosa, perché la risposta è molto evidente. Se tu ti consegni mani e piedi diciamo a un terzo, che peraltro possiede basi nucleari e parte della NATO, quindi sto dicendo di un rapporto complesso, non mi fate dire superficialità, però se tu non ti assumi le tue responsabilità e in qualche modo ti consegni mani e piedi, poi è evidente che tutto questo protagonismo non ce l'hai o tutta questa credibilità. Quindi io penso che
gli Stati membri, cominciando da noi, per esempio sull'immigrazione, noi dobbiamo assolutamente avere una politica di integrazione, perché non è, è questo l'ostacolo. Siamo bravissimi a salvare le persone, non tutte, e di questo ci dobbiamo fare onore e gloria alla Guardia Costiera, a tutte le ONG private che se ne occupano, perché ne abbiamo salvati a migliaia, migliaia, centinaia di migliaia. Ma 4.000 sono morte, mettetemi in fila 4.000 e vedete che fotografia vi dà. E noi abbiamo bisogno di superare, per essere credibili anche in Europa, abbiamo bisogno di una politica di integrazione molto rigorosa, ma che ci sia. Cioè dobbiamo superare la Bossi-Fini, dobbiamo superare il reato di clandestinità, ma questo magari è oggetto di un'altra tavola rotonda. Quello che voglio dire semplicemente è che non è il momento di rincorrere populisti, nazionalisti, eccetera, è il momento invece di essere magari impopolari nell'immediato, ma di tenere ferme, francamente, alcune convinzioni di fondo. Non è proprio il momento di rincorrere Orban piuttosto che non so chi altro, o anche quelli più moderati, che sono diciamo nazionalisti, per non dire di peggio, come Orban, ma usano un vocabolario più educato, ma nella sostanza siamo lì. Non è questo il momento, ed è anche il momento di dire ai cittadini: capiamo una serie di frustrazioni, capiamo una serie di ansie, ma badate che la soluzione che vi viene proposta, quella dei muri, quella del protezionismo, quella della chiusura, non è la soluzione e non funzionerà, e lo scoprirete, ahimè, troppo tardi. Solo che se non abbiamo questo coraggio anche di essere un po' impopolari rispetto all'aria che tira, io credo che finiamo di diventarne un po' complici, e vediamo anche di non alimentarla quest'aria che tira. Ecco, vediamo comunque di avere dei comportamenti, diciamo, un po' più convinti, ammesso che abbiamo delle convinzioni. Non per fare polemica, ma non è il momento di togliere la bandiera europea, non è proprio il momento, scusate, adesso non... Ma non è, anzi, è esattamente il e non è il momento, come dire, di un attacchi, insomma, un po' sconsiderati alle istituzioni europee a fini abbastanza evidentemente interni, perché queste sono cose che prendono radici molto facilmente, queste pulsioni nazionaliste, populiste, dagli all'altro, troviamo il capio espiatorio e tutte queste, le abbiamo già tutte, i nostri padri l'hanno già tutti vissuta, salvo che poi estirpare questa diciamo credenza generalizzata sarà veramente difficile. Grazie. Molte grazie a Anna Bonino. Grazie, mi scuso anche con voi che ha potuto parlare poco a causa del ritardo iniziale, ma era previsto grazie, qualcosa di più. Io queste riflessioni di Emma Bonino, c'è un sacco di cose da dire, ma mi sembra che ci sia un problema grosso, è la qualità della classe dirigente europea. Nel senso che Bonino diceva continuiamo a perseguire i nostri progetti di fondo, le ragioni per cui siamo stati insieme, e non inseguiamo non inseguiamo le pulsioni che sono più disgreganti o più populiste, come si dice adesso, anche se questo termine populista sta assumendo significati diversi e non sempre necessariamente così negativi. Diciamo, l'analisi si sta arricchendo. Però noi abbiamo avuto il capo di uno dei governi più importanti dell'Unione Europea, più importanti anche del G8, cioè David Cameron, che ha completamente sbagliato e non ha capito quello che stava succedendo nel suo paese secondo le sue aspettative. Non sto dando giudizi di merito su Brexit o no, sto dicendo che lui ha convocato quel referendum convinto che l'avrebbe vinto, e invece non lo ha vinto.
Ecco, questo volevo chiedere sia a Nelly, sia a Nelly Feroci, sia a Di Bella, che hanno due punti di osservazione diversi, ma mi pare che abbiamo strumenti di analisi sbagliati, cioè nel rapporto con i cittadini, con le domande che vengono dalla società. È vero, cioè noi diciamo le priorità che si è data alla Commissione europea sono sicurezza, migrazioni e occupazione. Vabbè, certo, sono problemi che sono davanti a tutti. No? La Commissione ha fatto una sana politica di riduzione dei campi di intervento per intervenire meglio dove è possibile e ha ridotto. Però sono tre campi ovvi, cioè nessuno ti viene a dire non voglio che ti occupi di occupazione, non voglio che ti occupi di sicurezza. Mi pare che però probabilmente i leader tradizionali lo stiano facendo in una maniera cioè che non coinvolge i cittadini. I cittadini non ci credono più. C'è un problema di qualità della classe dirigente o di strumenti di analisi sbagliate o di uno scollamento tra la realtà? Perché poi appunto vediamo i casi di Le Pen o Farage in Gran Bretagna non è al governo perché solo perché hanno un sistema elettorale particolare, se no ha preso il 30% dei voti. Cioè c'è questo scollamento, sono cambiati dei punti di riferimento? Prego, sì. Ma direi che lo scollamento è evidente, lo abbiamo constatato in maniera clamorosa ogni volta che c'è stato un referendum, da ultimo l'abbiamo dovuto constatare anche con il risultato delle elezioni americane. È uno scollamento dovuto ad un errore di percezione di quelli che sembrano essere i sentimenti profondi delle opinioni pubbliche e dell'elettorato. Evidentemente sistema dei media, ma anche sistema della politica tradizionale, non hanno avuto a disposizione gli strumenti per cogliere quello che succedeva nella pancia dell'elettore. E questo, diciamo, è un fenomeno che si è aggravato in maniera clamorosa in questi ultimi anni, è testimoniato dal successo di queste formazioni antisistema, antipolitica tradizionale, un po' in tutti i paesi europei, in alcuni di più, in altri meno. In alcuni paesi queste formazioni antipolitica, anti-establishment e quindi anche anti-Europa sono addirittura al governo, penso all'Ungheria, penso alla Polonia, in altri si stanno affermando in maniera consistente, fino addirittura a diventare un rischio nella prospettiva delle prossime elezioni. Penso alla Francia con il fronte nazionale, penso per certi aspetti anche alla situazione italiana e quello che potrebbe succedere se dovessimo andare molto rapidamente ad elezioni anticipate. Quindi c'è stato, e il caso delle elezioni americane lo testimonia in maniera clamorosa, continua ad esserci un problema di incapacità di interpretazione degli umori profondi, del senso di disagio che si è diffuso in questi anni, molto come conseguenza della crisi economica nei paesi occidentali, questo vale in Europa come vale negli Stati Uniti, di una incapacità di percezione da parte delle elite con responsabilità di governo e in larga misura anche da parte del sistema dei media che poi in fondo in qualche modo finiscono con influenzare la classe politica con responsabilità di governo. Sul fronte, diciamo, dei sentimenti anti-europei che questo populismo alimenta, credo che ci sia al fondo quella che è la percepita incapacità dell'Unione di dare risposte soddisfacenti a questi fenomeni che abbiamo ricordato, l'economia, le migrazioni, la sicurezza come tre grandi sfide. Che poi sia un problema dell'Europa in quanto tale o un problema degli Stati membri che partecipano al processo decisionale europeo resta da vedere. Io personalmente sono convinto che in larga misura sia un problema di una responsabilità degli Stati membri più che delle istituzioni europee, ma evidentemente i governi degli Stati membri rispondono a pulsioni e a domande e a situazioni che si originano all'interno dei loro paesi e quindi in questo spiega in larga misura il perché poi sia così difficile in Europa arrivare a condividere risposte soddisfacenti a questi fenomeni che altrimenti rischiano di destabilizzare l'Europa stessa. Grazie. Antonio, noi siamo coinvolti in questo. Beh, sicuramente quello che ho detto prima, sarò brevissimo anche stavolta, c'è una crisi sicuramente, il termometro non funziona più. La sera prima del voto di Trump, un mio amico sondaggista,
mi ha detto, l'ultimo dato è che la Clinton vince al 90%, 90. Quindi questo mi dà l'idea di quanto il termometro non funzioni. E così pure come i giornalisti, perché tutta la grande stampa, i colleghi americani e mondiali dicevano no, la Clinton ormai dopo che l'inchiesta sull'FBI sulle email si è sgonfiata vincerà, quindi c'è qualcosa che non funziona. Io però do anche un'indicazione precisa su quale potrebbe essere una delle vie. Io sono partecipato a un convegno a Firenze di reti di sindaci di tutto il mondo, perché quello è anche una risposta invece che funziona, politica, ma che dà una risposta concreta a questi populismi. Allora, quando il sindaco di Tel Aviv, il sindaco di Città del Capo, parlano col sindaco di Firenze delle soluzioni concrete a problemi locali e globali insieme, ecco una risposta alla buona politica che è vicina al cittadino. Io credo che bisogna inventarsi, questa è una delle soluzioni, delle risposte per andare incontro alle esigenze, che non taglino fuori la politica e l'informazione, che non aboliscano il rappresentante in questo rapporto, diciamolo, populista e fascista, diciamo, del leader ein Volk ein Leader, ein Führer, ma che recuperino i corpi intermedi attraverso tutti i livelli, quindi attraverso il livello locale, che è uno livello ancora invece vicino al cittadino, e diano delle risposte per frenare, per ribaltare questo vento pericoloso che ci riporta indietro negli anni. Quindi il problema, cioè il problema, la questione appunto è far partecipare, cioè ridare un ruolo ai cittadini, che all'inizio per molti anni, per i primi 50 anni direi, della storia dell'Unione Europea hanno svolto un ruolo importante anche di sostegno, cioè c'è stato sempre un grande appoggio all'Unione Europea, anche l'Italia è stato per anni uno dei paesi più euroentusiasti. Ora però le ultime elezioni parlamentari europee sono andate malino, nel senso hanno votato meno della metà dei cittadini europei, nonostante questo tentativo che è stato fatto dei cosiddetti Spitzenkandidaten, per restare al tedesco introdotto da Di Bella, cioè di dire ai cittadini di votare direttamente il Presidente della Commissione Europea. Ma cioè, c'è una serie di sforzi adesso, no? si tenta di dare delle risposte per coinvolgere maggiormente, e adesso addirittura nascono questi anche progetti minori, Erasmus, minori nel senso che comunque Erasmus è un grande progetto, il progetto forse di maggior successo della Commissione, che comunque coinvolge una piccola parte della popolazione, alla fine, perché riguarda una parte dei laureati, che sono una minoranza in ogni paese. L'Interrail, c'è il progetto di rilanciare l'Interrail, però cioè, non si riesce a trovare né dal punto di vista della qualità della vita, del coinvolgimento culturale e così via, né dal punto di vista politico si riesce ad avvicinare veramente i cittadini. Ora questo Spitzenkandidaten, che vuol dire cioè che i partiti politici europei hanno indicato il loro presidente per la Commissione, è stato un primo esperimento, un primo passo, probabilmente si ripeterà alle prossime elezioni, perché i paesi non sono, da parte dei governi non c'è stata opposizione, insomma questa cosa dovrebbe andare avanti. Però la Commissione europea che tenta di dirsi siamo una commissione politica, quindi di dare risposte politiche e non tecniche, perché poi se sono tecnici viene detto voi siete euroburocrati e così via. Però appunto io ho l'impressione che alla fine si torna sempre allo stesso punto, che non c'è questo collegamento appunto tra i cittadini, i loro stessi governi e le istituzioni europee. Quindi per strada si perdono dei pezzi, anche questa Commissione per esempio che ha tentato di assumere alcune responsabilità direttamente, e poi sono capitati dei pasticci come sul roaming per esempio, no? Che è stato abolito il roaming, si fa una normativa per abolire il roaming e poi ci si accorge che non funziona e tre giorni dopo la Commissione europea, questo lasciamelo dire, ha dovuto cambiare il suo progetto.
L'abbiamo recuperato. Quindi, sì, sì, no, poi l'avete recuperato, certo. Però, voglio dire, dite che non è il momento di riformare le istituzioni. Allora forse è il momento di, come diceva Bonino, di rilanciare le idee proprio. Cioè, dobbiamo... la mia domanda è su quale base possiamo riuscire a far ripartire un'unione che coinvolga i cittadini? Cioè, che cosa dobbiamo... Che cosa l'Unione Europea deve offrire? Perché è vero che l'Unione Europea, al di là di un progetto ideale, è nata perché c'era una sostanza pratica sotto, no? Cioè, c'era un accordo economico, c'era un percorso di concretezza oltre che ideale. Da dove può ripartire questo discorso di concretezza? Cioè, come questa cosa dei cittadini di portare il GLOCAL, che si chiamava una volta... Cioè, la Commissione che ha ridotto i suoi campi di intervento per lasciarli agli Stati può funzionare in un quadro in cui però poi gli Stati tendono a non rispettare neanche poi i pochi accordi presi a livello comunitario? Ma secondo me la ricetta per recuperare un consenso dei cittadini passa più che altro da politiche che siano in grado di dare risposte alle aspettative dei cittadini. Questa secondo me è un po' la chiave di volta per cercare di invertire questa tendenza al distacco progressivo delle opinioni pubbliche nazionali dei cittadini dall'Europa e dalle istituzioni europee. Tu hai citato il meccanismo Spitzenkandidat dell'elezione del Presidente della Commissione europea attraverso, diciamo, un voto popolare indiretto. Io credo che questo sia sicuramente un progresso nella direzione di una maggiore legittimazione democratica della Commissione europea, però io vorrei sapere quanti dei cittadini in Europa sanno come funziona il meccanismo, quanti sono in grado di attribuire effettivamente un valore a questa innovazione. Ho miei dubbi che questa sia stata effettivamente un'iniziativa che abbia di per sé da sola invertita una tendenza rispetto invece a un fenomeno di progressiva delegittimazione delle istituzioni democratiche. Per questo io dico che se si va a guardare più direttamente quelle che sono le preoccupazioni dei cittadini, e ritorno, diciamo, il tema dell'occupazione, il tema del lavoro, il tema della crescita economica, il tema di una gestione coordinata, meno confusa, più condivisa dei flussi migratori, il tema della sicurezza in senso lato, nel senso anche con molta attenzione agli aspetti della sicurezza interna, e la capacità dell'Unione e delle sue istituzioni di dare una risposta a queste preoccupazioni, questa è un po' la chiave di volta per recuperare il consenso delle opinioni pubbliche nazionali. Io sono convinto, per esempio, che laddove siamo in presenza di fruitori di fondi europei, penso per esempio a quelle piccoli settori delle società nazionali che usufruiscono dei fondi per la ricerca di Horizon 2020, lì ci sia un forte consenso nei confronti dell'Unione Europea, perché è tangibile, diciamo, il prodotto che l'Unione Europea mette a disposizione, soldi per la ricerca, soldi per i progetti di ricerca. Altrettanto dovrebbe essere, e mi auguro che sia, forse lo è un po' meno in Italia, per quegli enti, per quelle istituzioni, soprattutto sono enti e collettività locali che usufruiscono dei fondi di coesione. Sono quantità enormi di denaro che affluiscono alle regioni. In alcuni casi vengono gestiti bene, in altri un po' meno, ma sono sicuro che lì, almeno lì, in quei centri che usufruiscono di questi fondi, lì ci sia un forte consenso per l'Unione. Ecco, se si riesce ad essere concreti, ad essere, diciamo, tangibili, percettibili nelle risposte alle esigenze del cittadino, attraverso questo è possibile recuperare un consenso. Non so se Antonio vuole dire qualcosa, se no io chiederei, non era previsto, ma chiederei a Beatrice di concludere. Abbiamo 5 minuti, cerchiamo di non portare avanti i ritardi. Te, Fodo, rappresenti l'unica istituzione europea che abbiamo in questo panel. Ne hai sentite di tutti i colori. Che cosa ci rispondi a noi cittadini? Ti ringrazio. Tra l'altro vorrei dire una cosa, soltanto che fanno un lavoro eroico questi funzionari della Commissione europea, che vengono ogni giorno bersagliati, lo vediamo anche su Twitter, personalmente, come se fossero Beatrice Kovacs la responsabile del fatto che l'Europa ha dei problemi. Beh, ripartirò da lì proprio perché mi sembra un segno di disagio evidente. E,
il fatto che io, che non sono nessuno, sono arrivata da 6 mesi in Italia, la maggior parte di voi non mi conosce, e che ho appunto rappresento qui la Commissione europea in acque in tempi non facili, come abbiamo sentito dal panel di inaugurazione di oggi di questa discussione. Ricevo quasi tutti i giorni, o comunque tutte le volte che partecipo a questo tipo di eventi pubblici, insulti di vario tipo, dal no, stai mangiando nel mio piatto, tu ci metti la faccia, noi ci mettiamo qualcos'altro, vi lascio immaginare, e via dicendo. Quindi se io, che non sono nessuno e che ho 600 follower, niente, su Twitter, voglio dire, ricevo questo tipo di insulti, dà un po' la misura, se volete, di questo disagio di cui si parlava, di questa disaffezione che va oltre la disaffezione tradizionale, secondo me, che va veramente nella direzione, purtroppo, ricordava Emma Bonino, di un generico fed up, no? Anche tanti elettori di Trump hanno detto I'm fed up, sono proprio, non ne posso più, basta, non sono così disaffezionato che non mi interessa neanche parlare con le istituzioni, parlare di politiche, parlare di tante cose, perché non mi... cioè siamo su due piani diversi, noi siamo su un piano che ormai non è più quello della gente, delle persone, e mi sembra che questo panel in effetti ha messo in evidenza che c'è un gap, una crisi di leadership, e quindi alla crisi di leadership, chiaro, ci vuole una visione, ci vogliono delle politiche, ci vuole una riaffermazione di, come diceva anche appunto Mabonino, una visione dell'obiettivo verso cui vogliamo andare, ma c'è una profonda incapacità di comprendere questo disagio, di comprendere questo sentimento non ne posso più della gente, e di riuscire a interfacciarsi. Quindi c'è anche un gap di comunicazione che metteva in luce anche appunto Di Bella, un gap istituzionale, come diceva l'ambasciatore Nelli Feroci, e anche il professor Rossi, che ci diceva che alla fine questa costruzione che ci ritroviamo oggi è una costruzione tutto sommato poco convincente e che non dà un'impressione armonica. Di fronte a tutto questo, il messaggio principale mi sembra che dobbiamo andare anche noi a tornare alle radici, cioè andare grassroot, che vuol dire parlare meno di cittadini, meno di che cosa vuole la gente, parlare più alla gente, con la gente, starci insieme, cioè riuscire a ritrovare un modo di rapportarsi nel quotidiano che sia più semplice, più diretto e più normale, perché se io sono l'eurocrate, voglio dire, non, forse si capisce, è possibile parlarsi, è possibile, no? Non sono di sicuro uno di questi stereotipi che l'UKIP faceva girare tempo fa, delle persone in limousine, gli eurocrati in limousine che vanno in giro a cene, a ristoranti e non fanno altro nella vita. E vorrei terminare su una cosa importante che non ho citato all'inizio: per ritrovare questa vitalità, per ritrovare questa schiettezza nei rapporti, chiaramente i giovani hanno un ruolo fondamentale, e questo evento di YouNews a noi piace molto come rappresentanza, anche perché coinvolge i giovani, forse non lo sapete, ma c'è comunque un abbinamento a un concorso che anche quest'anno è stato fatto, e tutte le volte rimaniamo veramente colpiti dalla qualità delle idee, dell'entusiasmo, delle proposte che fanno i giovani sulla governance. C'è stato anche l'anno scorso, sul tema dell'anno scorso. E per finire vorrei dire, appunto, dicono in psicologia che una cosa negativa, se tu dici qualcosa di negativo a una persona, per complementare, per neutralizzarla, devi dirne almeno due positive. Quindi io penso che tutti dobbiamo fare uno sforzo, i media, la diplomazia, le istituzioni, gli accademici, per riuscire a dire due cose positive sull'Europa per ogni cosa negativa che viene detta. E questa è un po' la sfida che abbiamo di fronte. Grazie. Grazie Beatrice. Ringrazio gli altri panelisti, il professor Rossi, Ferdinando Nelli Feroci, Antonio Di Bella, e lasciamo il campo al secondo panel, che invece approfondirà il tema dei populismi. Grazie a tutti.